tu del collegio alpini o italiano. Si riferiva sui mutamenti della penata italiana negli ultimi 100 anni. Tocca il difficile compito di mantenere desta la vostra attenzione dopo queste relazioni molto belle, ma il tempo è passato, quindi cercherò di fare questa impresa terribile. E il titolo della relazione che mi è stata affidata parla di mutamenti nell'ebraismo italiano in quest'ultimo secolo. E allora il titolo andrebbe messo un po' in crisi, perché bisogna vedere se effettivamente questi mutamenti che vengono là scontati nel titolo ci sono stati. Ci sono stati, ma sono stati forse dal punto di vista ideologico abbastanza piccoli. Allora, per capire quello che è successo nell'ebraismo italiano e nel rabbinato italiano bisogna un pochettino riprendere all'indietro e ricominciando dove ci aveva lasciato il rabbino Caro quando ci ha parlato dei due personaggi coevi di queste parti, uno Manuel Chairicchi e l'altro Yitzhak Lampronti. Manuel Chairicchi è un cabalista di quelli tra virgolette scatenati, nel senso che è una persona che segue dei canoni estremamente tradizionali nei suoi libri. Se prendete il suo commento ai salmi che è stato appena riportato, lui per ogni frase dei salmi cerca il valore numerico delle parole, le sigle nascoste che si possono nascondere, cioè usa dei sistemi estremamente tradizionali in una dottrina esoterica. Il suo contemporaneo Yitzhak Lampronti non è assolutamente un rabbino rivoluzionario, è un rabbino molto tradizionale, ma concilia o applica il metodo scientifico dei suoi giorni, dei suoi tempi, alle dottrine ebraiche, per cui in epoca di enciclopedismo lui si inventa l'enciclopedismo ebraico e quindi procede, attinge dal mondo esterno, dagli studi civili, attinge la ragione, attinge la sistematicità e quindi fa questo connubio di razionalità e tradizione. Per finire poi in una lapide che sta proprio qua dietro, potete andarvela a vedere, ci passerete tutti i giorni davanti, in cui questo personaggio che era medico e rabbino, ma tutto era tranne che filosofo, non credo che ci sia una riga di filosofia nel suo pensiero, viene appiccicato al muro di Ferrara come filosofo. E quindi, ed è un paradosso perché questo fa parte di quello che diceva prima Galimani, del tentativo di mascherare le cose e di trasformarle, ma trasformandole e deformandole completamente. Comunque, se questa coesistenza di due rabbini così diversi è un procedimento che si ripete nel corso dei secoli, ma se noi dobbiamo rifarci a un modello che ha ispirato il rabbinato italiano in quest'ultimo secolo, sicuramente il modello più vicino è quello di Lampronti. Ora, i rabbini italiani hanno avuto il vezzo, in base a questa tradizione illustre che li ha preceduto, di considerarsi una creatura abbastanza a parte. In realtà non sono affatto una creatura a parte. E se un rabbino italiano si presenta in un contesto estero, in qualsiasi parte del mondo, che sia gli Stati Uniti o che sia Israele, per il suo modo di vestirsi, di ragionare, di comportarsi, di esporre quel tanto, quel poco di Torah che conosce, è immediatamente classificabile in una determinata categoria di mondo ebraico. Il rabbinato italiano appartiene in quello che adesso viene definita New Orthodoxy o Modern Orthodox, la nuova ortodossia o l'ortodossia moderna, una definizione che esce fuori dopo tutti i fermenti ottocenteschi che hanno visto nascere i movimenti riformisti, poi un movimento di moderata riforma che è il movimento conservative, che tra l'altro nelle sue radici c'è anche in America un rabbino riformese che stava al margine tra tradizione e
apertura, e poi c'è il mondo più rigoroso che oggi è chiamato Haredi, e poi c'è l'ortodossia moderna. In questa strana creatura si inserisce il rabbinato italiano nelle scelte che ha fatto dalla seconda metà dell'Ottocento fino ad oggi, e quindi non è avulso dal contesto, è qualche cosa che fa parte di un movimento universale. Il rabbinato italiano, mettendosi questi abiti, non ha fatto grande fatica, perché appunto c'erano gli esempi precedenti nel corso di una storia illustre, accanto a personaggi che erano assolutamente chiusi e impermeabili a qualsiasi contatto con il mondo esterno, ce ne sono stati tantissimi altri che hanno fatto da filtro e da osmosi, pur rimanendo perfettamente fedeli alla tradizione. È in questa funzione di filtro e osmosi che si caratterizza l'ebraismo italiano. Quando nell'Ottocento si lamentava in molte parti del mondo, nella Germania, che non ci fosse decoro, che non ci fossero rabbini in grado di parlare nella lingua locale, a fare delle belle omelie, eccetera, eccetera, in Italia c'era una tradizione infinita su questo, e introdurre le omelie nel Betacheneset non rappresentava affatto un fenomeno rivoluzionario. E quindi questa è la veste che si è data all'ebraismo italiano, una veste che è stata ricucita con varie con piccoli adattamenti secondo le circostanze, tenendo presente che poi la piccola galassia dei rabbini italiani è una galassia che è sempre stata piccola e variegata, per cui esistono modelli di un tipo e dell'altro. Un altro elemento interessante da considerare è che quando si pensa all'ebraismo italiano rabbinato come fenomeno omogeneo, questo fenomeno omogeneo in realtà non c'è, perché già negli studi che sono stati pubblicati, adesso ne parliamo, sull'ebraismo, sul rabbinato italiano della prima metà del Novecento, emerge chiaramente che uno su tre dei rabbini circolanti o operanti in Italia non era italiano di nascita, lo era parzialmente per formazione rabbinica. Quindi già uno su tre, in un periodo in cui si consideravano ancora assolutamente originariamente isolati italiani, non lo era più italiano. E in qualche modo questo fenomeno è continuato e lo è tuttora, perché noi oggi parliamo di rabbini italiani, ma oggi il panorama globale del rabbinato italiano comprende anche una serie di rabbini operanti che italiani non lo sono o lo sono soltanto casualmente, e che dell'Italia hanno appreso soltanto, e qualche volta, anzi molte volte, a stento la lingua, e per il resto sono rabbini che operano secondo schemi che non hanno nulla a che vedere con le tradizioni di cui si è detto prima. Sono in gran parte rabbini che appartengono al movimento Chabad, che però non possono essere omologati in un'unica definizione, perché anche tra di loro c'è un'enorme diversità, sia di origine geografica, perché ci sono quelli che vengono dal Marocco, quelli che vengono dalla Russia, quelli che vengono dall'America, quelli che sono nati in Italia. E poi ci sono anche dei percorsi completamente differenti anche tra di loro, cioè chi ha studiato molto seriamente, chi ha studiato poco e fa il predicatore di strada, cosa estremamente utile, e quindi anche questo è un fenomeno molto variegato. Per tornare ai nostri rabbini italiani, bisogna tenere presente un pochettino di dati sulla storia di quello che è successo. La storia è stata scritta, a proposito di riviste che nascono e scompaiono, non c'è soltanto il fenomeno della rivista di Lampronti, ci sta anche questo fenomeno della rivista Zahor, poi ne parleremo un pochettino, anche questa è nata e scomparsa, ma ha fatto a tempo a procurare degli articoli importanti. Qua sul rabbinato italiano dei primi 50 anni dello scorso secolo ci sono degli articoli importanti di Rigano. E invece non ci sono degli studi ancora seri, forse presto, su quello che è successo dal dopoguerra fino ad oggi, ma già la sostanza della storia è importante e meriterebbe qualche attenzione. Non si può parlare di rabbinato italiano senza pensare alle scuole che l'hanno formato, e alla fine dell'Ottocento c'erano sostanzialmente due scuole: c'era la scuola erede del collegio rabbinico